Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Roma e Torino. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. La partita è iniziata. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Ghiaic. Ora Belotti. Juan Jesus. Di forza. Juan Jesus. Scodella in avanti. Avanza deciso. Prova a tirare. E il portiere dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Cercherà di metterla in mezzo. E va a colpire di testa. Ghiaic. Palla in avanti verso il compagno. Belotti. C'è la palla lunga in avanti. Belotti riceve un pallone interessante, ci mette il piede e con questo il pallone. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia, prova ad andare via con eleganza, cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Con Alon cerca lo spunto. E Sharawi. E c'è il gol della Roma. E segnano il primo gol dell'incontro. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si ricomincia dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Bella serie di passaggi. Con Alon riconquista la palla. Qui può partire il contropiede. Obi. Ottimo il fraseggio. Pallone alto e lungo sulla fascia. Ecco il tiro. La mette in rete. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Belotti sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Si riparte, di nuovo in parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Sulla destra, Iago Falque.
El Shaarawy. E passa. Prova la giocata nello chance per tirare. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Obi la gioca a sinistra. Si libera la grande. Colpisce il pallone. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cerca la profondità, sulla fascia. Cerca il compagno in... C'è il colpo di testa! Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla larga in profondità. El Shaarawy scatta verso il pallone. Prova la conclusione. Una conclusione straordinaria. Che gol pazzesco! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già tre gol e ovviamente tutto è ancora possibile. E iniziano i secondi 45 minuti. Bella rete di passaggi. Ora Belotti si allunga e trova la palla. Juan Jesus. Strootman. El Shaarawy. Prova il filtrante. Palla in profondità sulla fascia. Ecco che parte il cross. Salta e colpisce di testa. La fria qua. Deve essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il portiere la calcia lontano. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Afria qua. Acqua. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Iaic. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside.
Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non possono fare altro che continuare a insistere. Infatti. Il Torino non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Cerca spazio. Grande intervento, vale come un gol. Jajic, grande intuizione la sua. Belotti non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. De Silvestri. Iago Falche. Numero. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. La Fria qua. Iago Falche. Iniziano gli ultimi 10 minuti. È davvero una bella serie di passaggi questo. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Vuole la profondità. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Vedo un movimento a bordo campo. Sì, stanno cambiando le carte in tavola. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Baselli. Qualche istante e sarà tutto finito. Baselli. Buon lancio. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Allarga sulla fascia. Bruno Peres. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Bel gesto tecnico. Prova il cross. Il cross non era male. Brava la difesa in questa situazione. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. La Roma riesce a strappare la vittoria in una partita combattutissima. Alcuni diranno che il pareggio forse sarebbe stato più giusto, ma questo è il calcio. E nel calcio basta una rete più degli altri per avere la meglio.